No, ragazzi, salve, ma no, non si può andare avanti così, non è possibile. E guardate, è il primo sfogo che faccio per la Formula 1, però non c'entra adesso le prestazioni della Ferrari perché ci mancherebbe. Mi metto a criticare o comunque a pensare che la Ferrari, cioè, mi metto a fare uno sfogo adesso che la Ferrari fa bene. No, capite bene che non ha senso, no? È perché non ho fatto neanche quando la Ferrari faceva schifo, lo posso dire, perché ha fatto schifo per ben 2 anni. Ma appunto perché oggi non sono qua per parlare di questo, ma sono qua per parlare del Gran Premio. Perché non è possibile che si sia corso un Gran Premio appunto del 27 marzo di questo 2022, in Arabia Saudita a Jeddah, ma aspettate, in una situazione che a 20 km di distanza si lanciavano le bombe. Quindi io attacco terroristico, ma io voglio dirvi, cioè, io voglio dirvi, e comunque anche mi sono fatto delle domande, ma vi sembra normale che dei piloti devono correre che a rischio? Ah beh, no, ma non c'è rischio. Ma chi lo dice? Lo dite voi? Che avete fatto correre lo stesso i piloti, ma la sicurezza dov'è? Perché io penso, un terrorista non si fa problemi a dire oggi ho voglia di fare un bel disastro, ormai a 20 km di paro là butto una bella bomba nella pista. Oh, ma ragazzi, cioè, ma io dico, no, perché questo? Ma avete notato che ultimamente decidono sempre di far andare a fare i gran premi verso in quei luoghi là, verso gli arabi, cioè, ragazzi, perché gli arabi, purtroppo, là, io non sono d'accordo con sta roba di mettere i gran premi sempre, perché io dico, i gran premi, farli in Europa, no? Che sono molto seguiti, perché comunque noi in Europa noi in Europa siamo amanti della Formula 1. Ma anche in Argentina, in Brasile ci va bene, in Argentina. E perché, ragazzi? In passato c'era, ma adesso neanche più. E invece perché, ad esempio, nel Bahrain, e avete visto anche in Arabia Saudita, sempre là vanno. Che la sicurezza non c'è, prima di tutto, eh. Perché non c'è sempre la sicurezza, perché se vedete a 20 km si mettono a sparare delle bombe e invece no, devono correre là. Cioè, oh, ma capite che qua c'è qualcosa che non va? E dopo non è che sia molto seguito. Infatti chi va là, gli spettatori vanno là, si va bene, si guardano il Gran Premio, ma invece in Europa ci sarebbe molta più visibilità. Ma qual è il problema? Il problema sono sempre i soldi. Perché vanno là? Perché gli sceicchi, loro si prendono, si comprano la possibilità di fare il Gran Premio, perché così loro possono fare girare l'economia e arricchirsi, perché comunque loro si prendono, loro pagano, però comunque dopo hanno introiti e comunque si prendono un giro che comunque ci guadagnano. Però il problema qual è? Il problema è che là anche lo sceicco che prende, non è che lo prende perché lui vuole guardarsi la Formula 1, perché magari è un appassionato come in Europa soprattutto, no? Loro lo prendono così hanno il teatrino da far vedere e soprattutto da far vedere agli altri sceicchi, per mostrare che loro sono più bravi degli altri sceicchi, che riescono a fare di più, no? Riescono a creare più cose, insomma, quindi non ha senso secondo me. Perché ultimamente è solo un problema di soldi. Tipo adesso è possibile che si vada verso, quest'anno si corre anche a Miami, dopo al Bahrain, che comunque ci sta, è sempre stato, ma sempre di più verso in quelle zone, ragazze, che io veramente non mi piacciono, perché non va bene. La sicurezza dovrebbe stare prima di tutti, prima di tutto la sicurezza, però non sembra esserci nemmeno quella, e quindi non so che dirvi. E poi in Europa, ragazzi, ci sono tantissimi posti belli. Ad esempio, adesso ultimamente non corrono, è da un paio d'anni che non corrono neanche più in Germania, ad esempio, che in Germania molti sono appassionati di Formula 1 e vorrebbero avere un gran premio là. Però
Poi anche a Portimão, in Portogallo, anche quello è un bel GP che sicuramente è meglio dell'Arabia Saudita, di Jeddah. Ragazzi, è meglio sì, perché Jeddah secondo me è un peggior, la peggior pista da poter, in cui te puoi far correre la Formula 1. Perché la velocità media è molto elevata, quasi come quella di Monza, ma è su un maledettissimo circuito cittadino e quindi i muri sono attaccati. E anche là abbiamo visto la scorsa settimana quanti hanno fatto un incidente. E gli incidenti là possono essere anche gravi, e quindi io ragazzi, ma il problema, e dopo oltre a quello c'è anche il fattore del terrorista là, che comunque in quei paesi possono svegliarsi alla mattina e bombardare, cioè per capirci, non è possibile, cioè non è possibile una cosa del genere. È tutto perché i sceicchi devono spendere di più per il teatrino, perché è normale che se in Europa te lo pagano 5 milioni, arriva quell'altro e gliene offre 30, adesso non so le cifre, ma faccio un esempio, ovvio che loro vanno là, vanno dagli sceicchi. Però capite bene che perdiamo un po' anche di bellezza, no, della Formula 1. Per questo io sono arrabbiato, perché non è possibile, mannaggia. E poi rischiamo anche di fare incidenti perché ormai, ragazzi, è tutta una questione di soldi, come anche sul calcio. E è che io continuerò sempre a guardare, ovviamente, la Formula 1, il calcio, però un po' perdo anch'io la voglia, perché si pensa solo ai soldi, ragazzi. Capisco che loro non sono quello che devono fare, tipo anche gli sceicchi, però cioè, anche chi organizza i GP deve capire che un po' anche deve portare un po' di spettacolarità nel paese, oppure nei paesi, insomma, dove si capisce un po' di Formula 1, dove si percepisce, dove si sente che ci sono degli amanti di Formula 1, no? È questo che io intendo. Vabbè ragazzi, dai, che vi devo dire qua, sempre peggio. Quindi sono contento, perché noi, vi ricordo che abbiamo ben due Gran Premi in Italia. Quindi una volta c'era solo Monza, adesso c'è anche a Imola, che sicuramente è uno splendido circuito. Detto questo ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. In alto delle schede, video precedente sotto in descrizione, link per seguirmi su Instagram e negli altri miei due canali YouTube, e anche troverete il nome di come mi chiamo sul canale Viola. Comunque questo video spero, ripeto, che vi sia piaciuto, anche se non so in quanto vi possa essere piaciuto a vedere il mio sfogo. Comunque ogni tanto devo dire quello che penso per sfogarmi, ragazzi, perché a volte un gruppo qua e dopo non ce la faccio più e mi devo sfogare. E detto questo, sempre forza Ferrari, arrivederci.